Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo la lettura angelica valida per una settimana a partire dall'11 al 18 luglio 2022. Faremo tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C e utilizzeremo tre mazzi di carte, va bene? Ora faremo una preghiera di protezione e mentre farò la preghiera vi chiedo di chiedere ai vostri angeli, al vostro sacro cuore, qual è il gruppo che praticamente risuona nel nostro cuore per questa settimana per portarvi il messaggio settimanale. Naturalmente se vi vibrano due gruppi diversi, si va bene lo stesso, ok? Bene, iniziamo. Prendiamo le carte, abbiamo le carte delle fate, guarire con le fate di Dorin Virtù e dell'Arcangelo Michele stampate da My Life in Italia e poi abbiamo le carte Magical Times, che sono degli spiriti della natura, ok? Bene, iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, sintonizzandoci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato, creando uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea, onnipotente, padre e madre. Chiedo massima protezione, guida e assistenza. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica, e così è. Ok, iniziamo a scegliere le carte del gruppo A. Carta del gruppo A, vediamo un po' la magia della natura. Vediamo un po' per il gruppo B. Eccola qua, è volata da sola. Abbiamo rispetta i tuoi veri sentimenti. Andiamo a vedere il gruppo C. Il risveglio del sé. Ok. Sono tre carte molto interessanti per ogni singolo gruppo. Vediamo ora le carte dell'Arcangelo Michele. Vediamo un po', eccola. Gruppo, la carta, la prima carta, prendi le distanze da questa situazione. Eccola qui, è volata. Fidati dei tuoi sentimenti e rispettali. È praticamente la identica carta, due carte identiche, ok? Gruppo B. Rispetta i tuoi sentimenti e rispettali. Fidati dei tuoi sentimenti e rispettali. Gruppo C, nuovi inizi. Molto interessante. Vediamo ora un po' l'ultimo mazzo. Eccola qui, è volata. Compassione. Misericordia e compassione. Vediamo un po' il gruppo B. Eccola qui. Domandare. Gruppo C, eccola qua, aspettative. Ora vediamo un attimino, gruppo per gruppo. Iniziamo dal gruppo A. Abbiamo la magia della natura. È venuto il momento di immergerti nella natura. Hai bisogno di una vacanza, hai bisogno di prenderti un momento di pausa e l'invito è quello di andare in mezzo alla natura. Vai a fare delle passeggiate in montagna, vai a fare una gita al mare. Hai bisogno veramente di connetterti con l'energia della terra per uscire dal mentale. Sei troppo nella mente, stai pensando
pensando troppo, i pensieri la mente alle volte mente. La mente è uno strumento molto potente se utilizzato costruttivamente, ma quando i pensieri sono ripetitivi e quasi ossessivi non servono il tuo massimo bene. Tanto è vero che l'Arcangelo Michele ti dice: prendi le distanze da questa situazione, vai nella natura, prenditi una pausa, hai bisogno di distrarti. Questa situazione richiede compassione, va bene? Compassione è assolutamente anche molto importante. L'Arcangelo Michele dice che quello che tu dai riceverai in cambio, quindi è molto importante dare incondizionatamente con amore in questo momento perché tu possa ricevere benedizioni infinite. Bisogna che ti, cioè quando sei bloccato, quando sei bloccata, quando non sai dove agire, cosa fare, è molto importante concentrarsi sul servizio divino, quindi dare, 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 vedrai che poi l'universo ti restituirà. Però comunque ti fa bene un attimino prendere una pausa per te stesso, per te stessa, meditare, stare nella natura, goderti un pochino la vita, uscire dal caos e lasciare andare tutto ciò che in questo momento ti sta assillando, ti sta ossessionando. Lascia stare, taglia le corde e vedrai che una soluzione arriverà per il tuo massimo bene. Ok? Bene, passiamo al gruppo B. Ripeto, due carte di due mazzi diversi. Rispetta i tuoi veri sentimenti, fidati dei tuoi sentimenti e rispettali. Quindi abbi fiducia di te stesso, di te stessa, abbi fiducia del tuo sentire in una certa situazione, un'adatta persona, se questa persona senti amore per questa persona, senti che è la persona giusta, senti che è la situazione giusta, senti che è il lavoro giusto, senti che è la strada giusta, abbi il coraggio di perseguire la strada del tuo cuore, abbi il coraggio di ascoltare ciò che la tua anima ti sta dicendo, va bene? Mettiti in preghiera, mettiti in meditazione e chiedi a Dio e all'amore cos'è la soluzione più giusta per me, ma la risposta è già nel tuo cuore, va bene? Quindi domandare sì, ma ascoltare, perché quando l'anima ti risponde, devi avere il coraggio di avere fiducia in quello che arriva come risposta alle tue domande. Fiducia in te stesso, in te stessa, assolutamente. Se è una situazione, devi prendere le distanze, fidati di te stesso, fidati di te stessa, agisci di conseguenza e vedrai che tutto andrà per il meglio. Fiducia in te stesso, va bene? Ok, gruppo C. Diciamo che sei in una fase evolutiva molto avanzata, il risveglio del tuo sé superiore ti sta portando ad avere una crescita spirituale molto, diciamo, velocizzata, quasi alla velocità della luce. Il risveglio del sé ti sta portando a sentire compassione, amore, gioia, gratitudine per la vita, per l'umanità, per tutte le situazioni della tua vita in assoluto. Diciamo che ci sono nuovi inizi per te, sia dal punto di vista lavorativo, sia nelle amicizie, sia nei contatti di lavoro, nuove opportunità si stanno aprendo dinanzi a te. Abbi aspettative positive perché arriveranno solo cose meravigliose a te. Ok, quindi rimani aperto per qualunque cosa sta arrivando, assolutamente. Stai per sentire la musica che il tuo cuore sta suonando, praticamente, nel senso che arriverà esattamente quello che tu hai chiesto, i tuoi desideri si stanno manifestando perché i tuoi desideri sono in allineamento alla tua anima, perché stai uscendo dall'ego, riesci a fare delle richieste molto in linea con la tua anima, con il tuo massimo bene, il massimo bene degli altri e il massimo bene supremo. Continua a
percorrere questa strada perché questa è la strada giusta in assoluto. Bene, sono contenta per questa settimana abbiamo fatto la nostra lettura angelica. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche dal vivo, sia come connessione diretta che come lettura delle carte. Mi occupo anche di facilitare la guarigione sulle altre persone con le nuove frequenze di luce e facilito anche il logos healing, che è una modalità di guarigione energetica che si avvale del potere della parola e ti aiuta ad eliminare tutti i blocchi, tutte le paure, i traumi del passato, tutto ciò che ti sta impedendo di essere nel tuo pieno potere, di essere al 100% e di agire nella direzione dei tuoi obiettivi. Volevo anche informarvi che il nuovo percorso di coaching di 9 settimane, quindi di 2 mesi, per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce, inizierà martedì 19 luglio 2022. La classe sarà composta a massimo da 10 partecipanti, i posti sono veramente limitati, c'è ancora qualche posto, quindi per maggiori informazioni non esitate a contattarmi. Per chi invece vuole vivere l'esperienza delle nuove frequenze di luce dal vivo in presenza, farò un seminario il weekend del 29 e del 30 ottobre 2022. Per chi desidera invece fare un full immersion di 4 giorni e vu quindi vuoi imparare sia a connetterti con le frequenze di luce, ma vuoi anche imparare la connessione al sé superiore e ricevere la tua connessione personale, saranno 4 giorni straordinari a partire dal 29 di ottobre fino al 1 novembre 2022. C'è una promozione speciale per te che mi segui su YouTube, quindi rispetto alla locandina sarà un'ulteriore promozione per te se chiami entro questa settimana, ok? Quindi contattami per maggiori informazioni e ci vediamo presto. Un salutone a tutti, a presto, alla prossima settimana. Ciao ciao!